È iniziata qui alla Camera di Commercio di Chieti Pescara, nella sede pescarese, la due giorni abruzzese di Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, vice premier e ministro del lavoro e dello sviluppo economico. E proprio in questa veste ha incontrato nel salone camerale i rappresentanti delle categorie produttive d'Abruzzo in un confronto che è servito a inquadrare i temi fondamentali nel rapporto tra la regione e il governo centrale, temi che saranno anche al centro della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle con Sara Marcozzi, candidata governatrice. Per il resto della giornata sono previsti altri incontri in serata a Pineto e poi una capatina qui vicino al Cinema Teatro Massimo, dove c'è Beppe Grillo sul palco per il suo spettacolo Insomnia. Poi domani la giornata prosegue nella Val di Sangro con una serie di incontri e si conclude nel pomeriggio a Lanciano. Una due giorni che sottolinea il valore rilevante che anche dal punto di vista politico il Movimento 5 Stelle dà al voto in Abruzzo, ma sui temi sia legati all'economia della regione, sia ai temi nazionali che alle altre attualità che la politica nazionale e internazionale sta offrendo in questi minuti come spunti, il ministro e vice premier Di Maio si è intrattenuto con la stampa subito dopo aver incontrato i rappresentanti delle categorie produttive. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Le imprese sono il modo principale per creare lavoro su un territorio. Questa legge di bilancio finalmente dimezza l'IMU sui capannoni e sui beni strumentali, avvia il processo di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione agli imprenditori e abbassa il costo del lavoro con la revisione delle tariffe INAIL. Sono tre punti di partenza, c'è ancora tanto da fare, ma come ministro dello sviluppo economico ce la metterò tutta per aiutare chi crea valore e chi crea lavoro, soprattutto in regioni come l'Abruzzo, dove c'è un grande potenziale ma gli imprenditori sono stati abbandonati. Chi è sopravvissuto a questi 10 anni tra gli imprenditori è un supereroe e merita tutto il nostro rispetto e sostegno. A proposito di questo, ci sono imprese che in Abruzzo stanno andando via, pensiamo alla Ball e alla Honeywell, c'era stato anche un suo impegno con l'ambasciata americana. A che punto è la situazione? L'avvertenza. Guardi, ci stiamo lavorando ogni giorno perché io non posso permettere che soprattutto aziende multinazionali che stanno bene, che sono venute su questo territorio, che hanno utilizzato la nostra manodopera, i nostri concittadini, dall'oggi al domani vadano via. Stiamo portando avanti tutte le iniziative che servono per aiutare quei lavoratori e per evitare queste delocalizzazioni, l'abbandono del territorio, la chiusura degli stabilimenti. Ed è chiaro ed evidente che questo governo si farà rispettare, ci faremo rispettare perché queste aziende devono restare sul territorio.